Come ha cominciato a giocare il piccolo Dario? Beh, io ho cominciato in una scuola calcio di Caivano, del mio paese nativo, e insieme a mio fratello gemello. Abbiamo giocato lì nella scuola calcio, siamo Sporting Caivano, e dopodiché poi abbiamo proseguito, diciamo, per i primi anni lì in questa scuola calcio. Poi sono avvenute delle varie storie che comunque racconteremo più avanti, però i primi calci li abbiamo dati nella scuola calcio Sporting Caivano. Ma tu da campano però ti ritrovi a un certo punto nel settore giovanile della Fiorentina, come mai? Beh sì, appunto per questo dicevo, perché noi abbiamo fatto tutto il settore giovanile alla Salernitana, poi dopo la Salernitana è fallita e quindi in conseguenza al fallimento della Salernitana io e mio fratello siamo approdati alla Fiorentina che poi tra l'altro c'era Corvino come direttore sportivo. Che rapporto hai avuto con Corvino, se lo hai avuto? Beh, c'è stato un buon rapporto con lui, anche con il figlio, perché io ho avuto come procuratore per un paio d'anni Romualdo Corvino, però diciamo che è stato un rapporto lavorativo abbastanza buono. Senti, sei un giramondo, no? Scafatese, Lecco, Triestina, Lumezzane, Lecce. Escludendo, vabbè, l'ultima opzione, quella del Lecce, dove ti sei trovato meglio? Tra queste qua ti posso dire che i primi anni della Triestina, dove ho giocato in Serie B, mi sono trovato molto bene, anche perché comunque la categoria era la Serie B, quindi poi era il calcio che comunque contava e quindi mi sono trovato bene anche lì. Naturalmente poi al primo posto c'è Lecce. Ovviamente, assolutamente sì, ma non lo dico a caso, perché comunque mi sto trovando bene qui con la dirigenza, con i compagni e con le persone che comunque abitano questa città, che sono tutte delle ottime persone. Senti, esiste un video per la tua carriera, cioè un momento in cui una scelta diversa avrebbe potuto aprirti altre opportunità, secondo te? Io a me non piace parlare di questo, però visto che mi hai fatto questa domanda ti rispondo volentieri. Io credo che quando ero alla Triestina e giocavo in Serie B avevo un procuratore che si chiamava De Giorgis e con lui purtroppo non mi ci sono trovato bene e quindi questo è stato il crocevia che mi ha portato poi a scendere di categoria. Perché in quegli anni feci molto bene la Triestina e avevo anche qualche opportunità di categoria importante. Solo che lui ha preferito altre strade, quindi a livello economico molto alto, quindi mi sono rotto con lui e ho scelto di scendere di categoria. Senti, che legame c'è con tuo fratello? Un legame assolutamente eccezionale, l'ho sentito anche poco fa per chiedergli come stava, perché si è avuto questo piccolo infortunio ieri, e un legame con tutta la famiglia, con mia sorella, con i miei genitori molto stretto, e ci sentiamo quasi tutti i giorni, quindi un legame molto molto stretto. Quasi dei gemelli, no? Assolutamente sì, quasi dei gemelli. Senti, ci racconti un episodio divertente della tua carriera? Bah, divertente non saprei dirti, quello più emozionante sicuramente quando ho fatto l'esordio in Serie B, era Vicenza-Triestina, e poi comunque per la giovane età ho avuto un po' di infortuni che comunque mi hanno limitato in quelle che erano le mie possibilità, ma non è mai detta l'ultima parola, quindi ho ancora avanti degli anni importanti per la mia vita e per la mia carriera. Senti, D'Ambrosio tifa per? Beh, soprattutto tifo per me stesso, poi tifo per la squadra in cui gioco, non sono un vero tifoso, però sicuramente mi fa piacere se la squadra del mio paese, quindi Napoli, il Napoli va bene. Senti, quanto è difficile giocare per il Lecce? Cioè, una volta indossata quella maglia, forse c'è qualcuno che non riesce a sentire, insomma, il peso di questa maglia. Tu che cosa ci puoi dire in meglio? O non riesce a sentirlo oppure lo sente troppo, perché comunque la maglia del Lecce è una maglia importante, una maglia tra virgolette pesante, perché comunque ha una storia importante
e quindi quando sono approdato qui a Lecce sapevo benissimo che la piazza era una piazza importante, una società prestigiosa, e quindi non è semplice giocare con questa maglia, però tutti vorrebbero giocare con questa maglia, quindi è molto importante vestire questa maglia, anche se non è molto semplice. Senti, come nella vita, no? Come in ogni tipo di lavoro, trovi sempre quella persona che ti dice guarda, non è fatto per te. C'è mai stato, per quanto riguarda la tua esperienza calcistica, qualcuno che ti ha mai detto guarda, lascia stare, poi tu invece sei andato avanti alla grande, hai fatto la tua esperienza? No, per fortuna non ho mai avuto di questi problemi, però sicuramente io credo che nel calcio i giocatori forti 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 si possono contare sulle dita delle mani, poi gli altri bene o male sono tutti quanti sullo stesso livello, quindi sta alle proprie possibilità raggiungere quello che è il proprio massimo, però non c'è da dimenticare, secondo me la cosa più importante è che oltre a conoscere i propri punti di forza è importante conoscere i propri difetti e lavorare su quelli. Senti, sei un po' scaramantico da buon napoletano? Un pochino sì, però negli anni ho cercato di limitare al più possibile questa cosa, perché poi la scaramanzia è una sciocchezza in fin dei conti, quindi negli ultimi anni la sto molto diciamo lasciando andare, quindi la sto eliminando. Vabbè, allora, non fa parte di me. Stai smaltendo questa cosa, però dai, c'è stato qualche rito che facevi prima di giocare, prima di entrare in campo? Sì, c'era un rito dei parastin che mettevo prima uno, poi l'altro, la misura giusta, oppure altre cose che poi vabbè, la cosa è meglio. Vabbè, ho qualche compagno tuo che hai detto, ma guarda un po' questo, che senza fare nomi, che faceva? Un gesto scaramantico che ha fatto qualche tuo compagno che ma, ti ricordi? Ce n'è uno che saluta tutti, che aspetta proprio che tutti i compagni escono e aspetta appunto che tutti escono, e lui fa il giro per tutto lo spogliatoio per cercare l'ultimo, chi è, perché lui deve essere l'ultimo, c'è qualcuno, cioè questo è quello più strano che... Senti, a proposito di spogliatoio, con chi ti trovi meglio nello spogliatoio del Lecce? Beh, per fortuna in questi 3 anni, soprattutto in questi ultimi 2 anni, sono stati dei compagni veramente eccezionali, e quindi con tutti ho instaurato un ottimo rapporto. Con due in particolare, che comunque mi ci vedo anche fuori dal campo per altri motivi, sono comunque Papini e l'Abruzzese, che sono delle persone eccezionali e dei compagni fantastici, oltre ad essere degli ottimi e dei validi giocatori. Però anche con altri giocatori che possono essere, non lo so, non mi far nomi, però comunque tutti sono degli eccezionali compagni, da Rullo a anche lo stesso Fabrizio, cioè, quindi tutti sono degli ottimi compagni. Senti, se incontro una persona e gli chiedi, insomma, se io ti dico Viareggio cosa pensi? Tutti rispondono il Carnevale, mentre invece Viareggio per D'Ambrosio cosa vuol dire? Beh, sicuramente è una bella città, ha un lungomare fantastico, però se mi dici Viareggio così, ti dico che penso a quel maledetto venerdì, perché poi giocammo di venerdì, dove ho avuto questo brutto infortunio, e quindi ancora tuttora sto smaltendo questo brutto infortunio che ho subito. Però volto subito pagina e penso subito che la carriera è ancora lunga e me la voglio andare a prendere. Come procede il tuo recupero, Dario? Beh, il recupero procede abbastanza bene, dolore non ne ho più, ovviamente è ancora un po' bloccato, perché però quello si risolverà in giugno, quando toglierò tutte le viti e i medi di sintesi che ho all'interno. Adesso mi sono rifermato perché ho avuto una piccola distorsione al ginocchio, però la caviglia va abbastanza bene e sono molto fiducioso. Bene, io ti ringrazio, siamo stati qui ospiti dell'Ostrico Briaga in Viale Libertà a Lecce. Ti lascio, ci mandi un saluto intanto agli amici di Pianeta Lecce. Ciao, grazie, è stato un piacere essere intervistato da tutti voi. E poi, insomma, ti devo lasciare con una persona veramente speciale. Ci sentiamo dopo. Ok, ciao, a dopo. Questo buono ti viene offerto dall'Ostrico Ubriaca
per avere così la possibilità di rivederci e di farti degustare le nostre specialità. Noi siamo in Viale della Libertà numero 133. Speriamo di rivederci molto molto presto. La ringrazio per questo pensiero, verrò sicuramente. Grazie mille, grazie a te. Grazie.